un'occasione senz'altro importante per incontrare tutti gli operatori della logistica. Noi come gruppo Consip lavoriamo essenzialmente come operatori portuali, come operatori intermodali, come gestori di land terminal, quindi cercando di integrare l'intera catena logistica. Questa è l'occasione per confrontarci e per entrare in contatto con chi gestisce la merce che viene trasportata nei contenitori che noi trasportiamo. Quello che noi abbiamo come obiettivo è cercare di curare il trasporto della merce containerizzata quando i nostri asset, i nostri porti, le nostre strutture intermodali vengono utilizzate a tutto tondo, come ha detto lei, a 360 gradi. Questo permette alla merce, al cliente finale, di risparmiare dei tempi, avere una gestione più sicura e soprattutto poter parlare anche con un operatore che segue dal momento dello sbarco al momento della consegna o in Italia o addirittura all'estero, in Svizzera e in Germania la merce, e quindi di poter avere certe garanzie anche in termini di affidabilità e di sicurezza del trasporto. Consip Italia, diciamo, come strutture portuali gestisce i porti Transhipment Hub di Gioia Tauro e di Cagliari, anche delle partecipazioni all'estero, in questo senso nel porto di Tangeri, poi abbiamo partecipazioni nel porto di Salerno, poi gestiamo il porto di Ravenna sull'Adriatico e il porto di La Spezia sul Tirreno ovviamente. Dal punto di vista della logistica, noi siamo prima di tutto una società anche di trasporto intermodale e siamo anche la prima società di trazione ferroviaria, quindi abbiamo i nostri locomotori, i nostri treni, che hanno fra l'altro una percentuale di puntualità altissima, circa il 98%, quindi dimostrando che anche in Italia i treni possono arrivare puntuali, e poi gestiamo delle piattaforme intermodali, la principale è quella di Mezzo, poi di Padova e di Rubiera. Quello che ci viene chiesto è chiaramente in questo momento di offrire un servizio di qualità affidabile ad alta frequenza, cioè fare il treno una volta ogni tanto non basta più, bisogna fare treni regolari, con frequenze regolari, sia per l'Italia che ovviamente per l'estero, anche perché dal nostro terminal di Mezzo noi riusciamo a fare i rilanci di treni internazionali combinando la modalità marittima, quindi il trasporto marittimo, con il trasporto continentale, quindi anche con merce, non solo merce containerizzata, ma anche swap bodies e trailer. Quello di cui abbiamo bisogno è sicuramente che certe infrastrutture vengano completate, soprattutto quelle che ci permetteranno di diventare più veloci nel raggiungere i mercati oltre le Alpi, per poter effettivamente competere con i porti del Nord Europa, anche se la nostra visione è che la competizione non deve essere nel totale, ma deve essere una competizione di qualità che permetta agli operatori situati per esempio in Svizzera oppure in Germania di bilanciare il loro rischio di trasporto, quindi non far transitare tutto come viene ora dai porti del Nord Europa, ma utilizzare anche i porti, in questo caso del gruppo Consip, e le strutture modali e intermodali per poter poi avere un'alternativa efficiente. Noi saremmo più che contenti di fare il 30% del traffico che i nostri clienti mandano magari via Nord Europa.